E solo grazie a chi continua a presidiare le piazze, e solo a chi, grazie a chi non si arrende nonostante questa campagna di martellamento a senso unico che vi vorrebbe tutti appiattiti sulla loro verità, che questo paese ha ancora una minima speranza di potercela fare. Solo grazie a voi dovete essere consapevoli di questo, anche orgogliosi di questo. Licenziare Draghi non significa avercela con una persona, con la persona fisica Mario Draghi, significa proprio contestare e ripudiare un sistema che attraverso questa icona di Mario Draghi ci vorrebbe appunto tutti appiattiti, tutti uguali, tutti ossequiosi, tutti obbedienti, tutti incapaci di pensare. Perché ormai in questo momento storico non è neanche più una questione legata, secondo me, alle ideologie o a una visione particolare sulla gestione amministrativa, su determinati tempi. Semplicemente, e non è poco, è la difesa dell'ABC costituzionale contro chi vorrebbe che in questo paese non si pensasse più, contro chi vorrebbe che in questo paese si ossequiasse questa elite che si è autoproclamata tale, di tecnocrati, di burocrati, che da 30 anni ci propone le sue ricette, ce le spaccia come l'unica via possibile. E guardate che ogni volta che questa elite, che sia stato Draghi, che sia stato qualche altro burocrate, che sia stato Monti, che sia stato Berlusconi, che sia stato Prodi, chiunque sia stato, ogni volta che questa elite ci ha spacciato le sue ricette come l'unica via possibile da seguire, è stato un disastro. Sono 30 anni che ci dicono che bisogna fare in un certo modo, che bisogna seguire il pilota automatico, che bisogna cedere sovranità, che bisogna affidarsi ai mercati, e ogni volta è stato un disastro quando ci hanno detto, per esempio, che bisognava tagliare sulla spesa pubblica destinata al welfare, alla sanità in particolare, perché ne avevamo troppe ed era insostenibile. Poi è arrivata la pandemia e ci hanno detto che bisognava investire non sulla sanità pubblica ma sui vaccini. Poi ci hanno detto che c'era un livello di welfare troppo alto e che quindi non potevamo più permetterci di mandare i nostri nonni in pensione a un'età dignitosa, 62-63 anni, perché era insostenibile per i conti pubblici. E allora via col macete anche lì, è arrivata la riforma Fornero. C'è stata una fase in questo paese di discontinuità rispetto a quella stagione, quindi con quota 100, quindi con un governo orgogliosamente populista, e ora ritorna in auge la Fornero grazie al sistema che si ricicla e che torna a imporci le sue ricette fallimentari. Ci hanno detto che, paradosso assurdo, che per creare lavoro bisognava facilitare i licenziamenti. E quindi via anche lì precariato a go-go, perché così ci vogliono, precari, insicuri, spaventati del nostro futuro per poterci controllare. La stessa cosa sulla pandemia, le loro ricette ce l'hanno spacciate come l'unica ricetta possibile. Ricordatevi come ci hanno venduto il Green Pass, come la ricetta per avere la garanzia di ritrovarsi vicino a persone non contagiose. Anche lì era un falso, anche lì era una stupidaggine, anche lì era una bugia. Ogni volta che questa elite ci ha detto qualcosa era falso. E ora anche sulla guerra. Ora in questo paese se solo provi a dire che sei per la pace, se solo provi a dire che trovi sbagliato portare altre armi su uno scenario di guerra, perché ovviamente inasprirai le tensioni, farai salire di livello il conflitto, provocherai altri morti, allontanerai la pace, se solo provi a dire questo, automaticamente diventi un nemico dell'Occidente, diventi una persona da criminalizzare, da ghettizzare, a cui affibbiare un'etichetta. Allora noi ci saremmo anche stancati di questa ipocrisia, di questo mainstream che si professa liberale, democratico, ma poi non è in grado di accettare che ci sia un pensiero in dissenso in questo diavolo di paese. Allora ecco perché, secondo me, in questo momento storico, prima di parlare di tutto il resto, occorre scendere in piazza, mobilitare le piazze, farle fermentare queste piazze, crescere, escere sempre di più, per difendere l'ABC costituzionale. Poi torneremo eventualmente anche a prendere strade diverse, se lo vorremo, ma adesso noi in questo obiettivo, in questo momento storico, dobbiamo ritrovarci tutti insieme a difesa della libertà, a difesa della Costituzione, a difesa della pace, del pacifismo, del ripudio della guerra, perché guardate che
che in questo momento storico davvero quello verso cui andiamo incontro è uno scenario inquietante, uno scenario nel quale ogni volta al cospetto di un'emergenza qualsiasi che inventeranno di sana pianta se necessario, ci chiederanno il piccolo sacrificio, proprio come ai tempi di Monti, ve lo ricordate? C'è un piccolo sacrificio da fare perché c'è la crisi economica. Poi c'è stato il piccolo sacrificio da fare per la crisi sanitaria. Ora c'è il piccolo sacrificio da fare per la guerra e le sanzioni che noi stiamo applicando alla Russia sono sanzioni che ricadono sul nostro tessuto produttivo, sulla nostra piccola e media impresa, sui nostri cittadini, sui nostri artigiani, sui nostri esercenti che esportano verso quei mercati, e ogni volta in nome dei loro interessi ci chiederanno un sacrificio, ci chiederanno di stringere la cinghia e ci toglieranno diritti. Allora, contro tutto questo serve un'aggregazione forte, antisistema, che abbia un minimo la possibilità di essere argine, perché in Parlamento non ci sono più argini, perché anche quelle forze che si sono presentate al popolo come forze antisistema, di popolo, di massa, sono diventate forze che adesso servono il potere elitario, oligarchico, tecnocratico dei banchieri, delle banche d'affari, dei manager che entrano e escono dalle grandi multinazionali come Vodafone, abbiamo per esempio Colau, abbiamo un governo di lobbisti, un governo elitario che è sostenuto da quelle forze che invece vi avevano chiesto e ci avevano chiesto il voto, promettendoci una rivoluzione di giustizia sociale, democrazia, inclusione, diritti civili, libertà, e invece ci stanno portando verso un regime che non ammette nessun pensiero in dissenso. Grazie, allora, Francesco. Facciamo noi quello che non è riuscito a fare il Movimento 5 Stelle, facciamo questa grande rivoluzione dal basso, rimettendo al centro l'individuo, la persona umana, la Costituzione, e parlando finalmente un vocabolario nuovo che sappia parlare veramente di inclusione, di democrazia, di diritti e di Costituzione. Grazie. Grazie, Francesco.